Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui su Elytra Technology in un nuovissimo video recensione. Oggi andremo a recensire una delle tante cuffie ricevute da GearZone e questa è una delle cuffie che non avete visto nel primo video unboxing, perché durante quel video e alcune foto che ho postato su Instagram, ne approfitto per invitarvi ad andare sul canale Instagram e seguirmi e seguire tutte le novità e soprattutto tutti gli spoiler dei prossimi video che usciranno su questo canale. Una volta che GearZone ha visto i prodotti che mi ha mandato, ha detto no, ho dimenticato di mandarti queste cuffie, delle cuffie che veramente sono niente male e da valutare assolutamente su questa fascia di prezzo. Parliamo di delle cuffie da sotto i 20 euro, sono delle cuffie della Fantech, il modello HG15. Parliamo di cuffie con jack da 3,5 sia di microfono e sia audio, quindi delle 2.0, con l'USB che va ad accendere i LED RGB che vedete. Sono delle cuffie quindi molto economiche, sotto i 20 euro sono delle cuffie veramente molto economiche, ho testato tantissime cuffie sotto questa fascia di prezzo. Ragazzi, credetemi, sui 20 euro non ho mai provato cuffie di questa qualità. Possono tranquillamente andare a confrontarsi con cuffie anche più costose a 25, 30 o 35 euro. Per quale motivo? Uno, sono delle cuffie molto leggere, insonorizzano molto bene i rumori che ci sono intorno, ma soprattutto l'audio del microfono è veramente niente male e lo potete sentire proprio in questo momento. In questo momento sto registrando con l'audio di questo microfono e mi state ascoltando, quindi davvero l'audio, l'unica cuffia che ho testato fino ad oggi con la stessa qualità audio era la cuffia dell'Hitech, delle cuffie 7.1 dal prezzo di 30 euro. Quindi per questa tipologia di cuffie con un prezzo di 19,50 euro su GearZone, vi lascio il link in descrizione, davvero delle cuffie da valutare assolutamente anche su concorrenti che sono più costose. Il microfono, l'unica pecca che a me non tanto piace, che il microfono è attaccato alle cuffie ma non ha avuto problemi come altre cuffie di rientro dell'audio che esce dalle cuffie all'interno del microfono. Inoltre, anche se non abbiamo il microfono attaccato alla bocca, questo microfono prende molto bene l'audio del nostro parlato, quindi all'interno del gaming sono veramente favolose. Inoltre, pur non essendo 7.1, si riesce a distinguere molto bene da dove arrivano i passi. Hanno degli ottimi bassi, sicuramente non sono delle cuffie per ascoltare musica ad alti livelli, però ripeto, sotto i 20 euro io credo che sia davvero un best buy, anche da valutare a confronto di cuffie a 25-30 euro. Sono partito da queste cuffie proprio perché non le avete viste nell'unboxing iniziale, vi lascio comunque il link all'interno delle schede del vecchio unboxing. Per quale motivo? Perché penso che rispetto a tutte le altre, in base alla fascia di prezzo e in base alla qualità che rilasciano queste cuffie, sono tra le migliori. Mi hanno davvero stupito, perché non mi sarei mai aspettato una qualità del genere, sia del microfono e sia dell'audio fuoriuscito dalle cuffie. Un vantaggio che a me piace tantissimo è il volume sul dorso della cuffia, l'unica pecca che sono riuscito a riscontrare che non ha il tastino per disattivare il microfono, l'unico difetto che sono riuscito a riscontrare in queste cuffie. Beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi a questo canale, cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi video e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, da Elytra Technology.